Nuova vetrina per il cammino Iter Suasanum, il progetto di turismo inclusivo e accessibile a tutti che la Diocesi di Senigallia ha ideato in occasione del Giubileo 2025. Presso il Teatro Comunale Goldoni di Corinaldo si è tenuta la presentazione ufficiale del cammino, che rientra tra i primi percorsi pensati anche per persone con disabilità promossi dalla Diocesi di Senigallia. Iter Suasanum è un viaggio nella storia, un percorso storico e spirituale, nella fede e nella natura, di un'area a cavallo del fiume Cesano, un viaggio che si propone di eliminare le barriere fisiche, sensoriali o cognitive, per poter restituire, davvero a tutti, i luoghi e le infrastrutture, così come di implementare servizi e informazioni rivolte a turisti, pellegrini, ma anche agli stessi residenti. Un'opportunità che riporta la bellezza di luoghi e monumenti all'esperienza originaria di ogni persona, medicina per le ferite della vita. L'obiettivo del progetto è quello di creare degli itinerari, dei cammini inclusivi tra arte e fede, capaci di accogliere la diversità umana. Soprattutto in vista del Giubileo, le prime proiezioni parlano di 6 milioni di pellegrini con disabilità e quindi abbiamo pensato, insieme a Suor Veronica Donatello, che è la direttrice della pastorale delle persone con disabilità nella conferenza episcopale, di stimolare diocesi e comunità per presentare delle proposte che non coincidessero con i soliti itinerari delle città d'arte, ma che riscoprissero il protagonismo e la bellezza dei borghi e delle aree interne. E in questa diocesi abbiamo trovato una forte determinazione e disponibilità da parte dei parroci, delle associazioni, ma soprattutto delle persone della comunità, e quindi abbiamo iniziato a progettare insieme un itinerario, perché parlare di accessibilità e di inclusione vuol dire progettare per tutte le persone, ma progettare per tutte le persone vuol dire progettare con le persone e non al posto delle persone. Questa piccola chiave di volta ha consentito di costruire un itinerario che sarà in grado di far vivere un'esperienza con la bellezza a chiunque. E quali sono quindi i comuni del territorio coinvolti? In questo caso i comuni sono Mondolfo, Corinaldo e Castelleone di Suasa. Quindi questo itinerario si snoda facendo vivere delle esperienze legate alla spiritualità, ma anche all'arte, alla dimensione della natura, ai paesaggi, restituendo a tutti la possibilità di esigere il diritto alla bellezza, che magari non è normato da nessun testo, però noi come italiani ce l'abbiamo iscritto nel nostro patrimonio genetico. Onei Tapia, campione paralimpico del lancio del disco, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e testimonial del progetto Iter Suasanum. Sì, diciamo che questa testimonianza mi fa onore, no? Perché essere qui a rappresentare questa parte, tutto quello che è la proiettazione che fa parte anche dell'integrazione per le persone con disabilità e non solo, diciamo, è una cosa meravigliosa, quindi è un contributo in più per la società e anche per le persone che portano una disabilità. Iter Suasanum, questo progetto importante che richiama e racchiude arte, storia, turismo, e quindi l'importanza di questo progetto per i comuni protagonisti e per l'intera regione. È sicuramente un progetto molto importante che va ad inserirsi in quelle che sono le attività del Giubileo, che vedranno ovviamente la Regione Marche impegnata il prossimo anno. È soprattutto un iter questo che vede la comunità in prima persona coinvolta, e quindi questo penso che sia l'aspetto più importante. Quando progetti vengono dal territorio, quindi in questo caso il coinvolgimento di questi tre comuni all'interno della Valle del Cesano, penso che sia un po' anche il successo di un'iniziativa, ma soprattutto il sentire proprio di questa iniziativa, che coinvolge tra l'altro luoghi bellissimi, luoghi tra l'altro importanti anche da un punto di vista religioso per la nostra città e per la nostra regione, e quindi questo penso che sia un valore aggiunto proprio che va ad arricchire ancora di più l'offerta culturale e turistica della nostra bellissima regione. E come dicevo, un sentito proprio della comunità, una grande partecipazione anche da parte proprio delle associazioni, tutte insieme, che si mettono appunto al servizio e soprattutto rendono un percorso accessibile a 360 gradi, accessibile a tutti. E quindi penso che questo sarà un modo anche per ritrovare un po' se stessi nel percorrere attraverso un turismo lento questi luoghi. Riflettendo con alcuni amici, anche sacerdoti qui della Valle del Cesano, ci siamo detti: il prossimo anno è il Giubileo 2025. Che cosa possiamo fare?
dal punto di vista culturale, del turismo e anche che cosa proporre per le nostre comunità. Ci siamo ritrovati e così un'intuizione è stata questa, di iniziare ad organizzare, a progettare un cammino che oggi va molto di moda. Pensiamo a Santiago, pensiamo nelle Marche al Cammino dei Cappuccini, pensiamo alla Via Francigena, ossia in un turismo lento. E la particolarità era non solo un turismo lento, ma anche un turismo accessibile a tutti. Difatti l'abbiamo chiamato Giubileo del 2025 for all, per tutti, non soltanto per un tipo di disabilità. Quindi ci siamo messi a progettare questo cammino che oggi l'abbiamo presentato ufficialmente, ma che stiamo elaborando attraverso delle tappe alla riscoperta di un paesaggio, alla riscoperta dell'archeologia, alla riscoperta dell'arte, alla riscoperta là dove è l'origine della nostra cristianità, perché nella Valle del Cesano inizia il cammino di fede dei nostri antenati provenendo da Ravenna e portando da noi Sant'Apollinare in modo particolare l'annuncio della fede. Accessibilità, quindi anche inclusione sono le parole giuste di questo progetto? Fondamentale, l'accessibilità e l'inclusione, perché veramente vogliamo far sì che ogni persona che passa possa gustare, vedere, elaborare e vorrei dire riempirsi il cuore e gli occhi di stupore e di meraviglia delle cose belle che abbiamo. Sindaco, l'importanza di questo progetto per il comune di Corinaldo e per gli altri comuni, quindi Castellone di Suasa e Mondolfo. Sì, per noi è molto importante. Prima di tutto finalmente riusciamo a fare rete, insieme abbiamo pensato a questa cosa, insieme alla diocesi e ai tre comuni abbiamo pensato a questa cosa, quella comunque di qualcosa di diverso, di dare la possibilità a tantissime persone visitare questi luoghi, luoghi che quando, questi centri quando sono stati costruiti non c'era la sensibilità che c'è oggi per quanto riguarda le disabilità, ma disabilità intese a 360 gradi, che va dalla piccola rampa alla possibilità di un non vedente magari di rendersi conto con delle segnalettiche particolari, oppure non so, possiamo pensare anche al momento in cui questi centri sono cresciuti, non si pensava ai bagni, dico una cosa semplice, ma ai bagni per disabili, cioè adesso invece, oppure ma facciamoci, quando uno si affaccia alle mura del paese, poter assaporare il panorama, ma anche cioè dare la possibilità a qualsiasi persona di riuscire a godere di queste cose, sia che possono essere naturali oppure anche i musei, eccetera, a 360 gradi.